Dal 29 novembre il nuovo grande spettacolo di Natale al Pala Eden di Edellandia, La magica notte dello schiaccianoci, protagonista l'attrice italo-russa Yulia Majarchuk, un mondo magico creato per i bambini, nato per far sognare gli adulti. Però non è così simpatico. Facciamo una cosa, facciamo domani uno scherzo ai gemelli, mentre loro fanno trascanotti con Luca. Noi vediamo un bel musicone su sedere. Yeah! È quasi mezzanotte. Mamma e papà ancora non sono arrivati. Al Pala Eden dell'Edellandia dal 29 novembre fino addirittura all'8 gennaio ci sarà Yulia Majarchuk con lo spettacolo Lo Schiaccianoci. Allora Yulia, che bella idea, soprattutto perché è uno spettacolo, è un progetto che è dedicato ai bambini dai 6 ai 11 anni. Allora raccontaci un po' di questo progetto. Ah beh, diciamo da 6 ai 11 non le mettiamo limite, perché comunque è una fiaba per tutti, per i bambini, per tutta la famiglia. Devo dire qua c'è molto cuore, molto lavoro, perché il gruppo con quale ho costruito questo spettacolo, veramente un gruppo di grande qualità, attori, musicisti, cantante, coreografa, la nostra... c'è pure mia figlia, sta qua, che ogni tanto qua il palco è invaso dai bambini. Insomma, straordinario lavoro proprio anche del cast per costruire questo. Senti, ma proprio i bambini infatti alla fine dello spettacolo diventano i protagonisti, perché questo sarà uno spettacolo, diciamo, che andrà in onda, no in onda, in scena la mattina. E quindi chiaramente ci saranno i bambini delle scuole che potranno poi dopo fare un dibattito con voi. Allora, come è nata questa idea? Vabbè, sì, certo, soprattutto per le scuole, perché se il pubblico, soprattutto i bambini, ma ti ripeto anche per il pubblico proprio della famiglia, però soprattutto insomma per regalare loro emozioni. Perché nasce questa cosa? Perché io ho mia figlia che ha 5 anni, siamo andate a vedere diversi spettacoli. Io ho visto o spettacoli un po' così, o invece dei grandi spettacoli come spettacoli di Disney, che hanno anche una struttura molto impegnativa, molto costosa. Allora cerchiamo di riportare un'emozione anche con un costo molto, insomma, inferiore, perché tutte le famiglie senza difficoltà possono venire e gioire di questo spettacolo. E mi sembra che stiamo riuscendo, perché devo dire veramente grande, grande emozione, grande divertimento, perché finalmente faccio la principessa. Ma infatti nella età di tot anni non ce lo diciamo, però devo dire io sono proprio amante delle fiabe. E quindi interpretare Clara com'è? Bellissimo, bellissimo, perché interpreto comunque una principessa. Essere una principessa vuol dire, penso, per qualsiasi ragazza realizzare un sogno. Sì, è il sogno di tutte le bambine. È il sogno di tutte le bambine e... bello, bello, bello. Va bene, allora grandi complimenti e ci saremo fino... Poi volevo dire una cosa, siccome anche Edellandia, che devo dire sta vivendo anche un momento non proprio semplice, perché si è parlato di chiusura, poi fortunatamente è stato superato, e anche bisogna dire che è una struttura attiva, c'è questa attività importante che magari credo, spero, che dia un valore aggiunto per portare qua al pubblico, per far diventare grandi piccini. Per questo insomma venite, 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 Edellandia è attiva e stiamo facendo questo bello spettacolo soprattutto per voi, adulti e bambini. Una persona, perché sta agitando?